Ed eccoci qui, mancano poche ore all'inizio del concerto dei Rolling Stones qui al Circo Massimo e come vedete si procede a pieno regime per montare tutto pronto per domenica 22 giugno. Guardate che colpo d'occhio e guardate i febbrili lavori delle macchine, vedete che stanno trasportando le impalcature, la Maxi Gru. Qui vedete le casse che stanno per essere sospese, guardate quante casse stanno per essere caricate, poi faremo dei zoom, adesso colpo d'occhio generale, guardate quanto è lungo il Circo Massimo, un catino lunghissimo che può contenere 200.000 posti, vedete lì al centro c'è una zona di sicurezza lunghissima, sarà lunga almeno 100 metri. Ecco qui le rampe di scale da cui avranno accesso il pubblico, ce ne sono qui due. Ecco la recinzione, vedete? Stanno montando la recinzione, lì la birra e lì stanno scaricando dei gruppi elettrogeni, quelli rossi, guardate quanti. Insomma, c'è ancora da lavorare. Lì vedete i bagni. Vedete Roma ancora nuvoloso, ha piovuto tantissimo in questi giorni, nubifragi, però dovrebbe essere ok, giornata piena di sole per il 22, domenica, giornata di festa. Andiamo a zoomare quindi, andiamo a vedere da vicino per esempio il cantiere, eccolo, vedete il grande palco di fronte a voi, molto grande, sarà largo 50 metri a occhio, profondo almeno 20, quindi sarà un molto grande. Ecco, vedete qui mentre stanno installando le casse, guardate quante casse stanno scaricando per poi caricarle e installarle. Ecco lì i gruppi elettrogeni di cui parlavamo, i motori che generano l'energia elettrica. Ci sono i chioschi dei bar e lì i bagni. Ecco lì anche altra impalcatura, lì forse sarà montato anche uno schermo gigante, l'altro dall'altra parte, anche perché altrimenti gli spettatori non potranno vedere da lontano, a 150 metri questo palco enorme, vedranno, la musica la sentiranno, ok, ma vedranno Mick Jagger e gli altri dei Rolling Stones tramite lo schermo gigante. Lì vediamo la zona stampa, eccola, molto grande, ecco lì, molto molto grande.